Edizione da grandi numeri questa 2010 della Duiodor, a dispetto della crisi del vino, no? Si parla molto di crisi del vino, in realtà sono addirittura aumentati gli espositori. Secondo quel principio c'è la crisi e noi lavoriamo ancora di più, che poi è l'unica strada per cercare di reagire a una situazione difficile. Io credo che sia in questa manifestazione, in tutte quelle che seguiranno, specialmente da ottobre in avanti, cercheremo di affrontare in modo di petto, affrontare decisamente una situazione che va altrimenti a penalizzare troppo il nostro territorio. Io credo invece che ci sono in una condizione per una forte ripresa e me lo auguro, ma credo che la gente capirà e stia reagendo bene. Presidente, poco fa il sindaco Galvagno ci ha detto che in un momento che sarebbe di crisi per la viticoltura e viticoltura piemontese si lavora ancora di più. Effettivamente in questa Duia ci sono dei numeri ancora maggiori rispetto alle precedenti edizioni. Ma noi possiamo dire che la Duia è più forte della crisi del vino, nel senso che il concorso quest'anno è andato meglio degli altri anni, 524 premiati, 41 Oscar, numeri superiori agli altri anni, perché hanno visto partecipare più aziende provenienti tra l'altro da tutta Italia, quindi risultati importanti. Ma soprattutto l'esempio della Duia può essere importante per l'economia del nostro territorio. Noi dobbiamo essere più forti della crisi, dobbiamo superarla dandoci da fare tutti insieme, facendo una strategia complessiva tra enti, coinvolgendo le associazioni di categoria e gli imprenditori. Ecco, tra i vini premiati ovviamente a farla padrone anche quest'anno la nostra regione, il nostro territorio. Quando si parla del nostro territorio si parla soprattutto della Barbera, siamo appunto nella zona della Duia della Barbera, che è un prodotto che va forte anche all'estero. Come sono in questo momento i dati per l'export? Si è parlato molto bene dell'export piemontese per quanto riguarda i vini e in particolare per la Barbera. Ma diciamo così che i vini piemontesi sono tra i migliori. Se andiamo in giro per il mondo, ma andiamo soprattutto in una nazione vitivinicola importante come la Francia, e tu chiedi ai produttori francesi le regioni più importanti, una di queste in Italia è il Piemonte. Ecco perché direi che i piemontesi hanno aumentato la qualità, si riscontra dal nostro concorso. Il problema attuale è legato al mercato, legato ai prezzi. Ecco che allora in effetti anche per il calo dei consumi che registriamo in Italia è necessario aggredire i mercati internazionali. Devo dire che negli ultimi anni mediamente c'è stato un incremento dell'export, l'Asti Spumante ma anche la stessa Barbera, c'è stata una flessione diciamo a fine 2009, inizio 2010 a causa anche della crisi mondiale, però i dati ci dicono che l'imbottigliato nel 2010 della DOCG è in aumento, quindi è un segnale importante. I produttori non devono demordere, bisogna continuare a puntare sulla qualità perché è il biglietto da visita del nostro prodotto e del nostro territorio. Assessore Quaglia, in quanto assessore regionale al bilancio ma anche assessore provinciale al turismo, il vino direi che è uno dei volani fondamentali per quanto riguarda il territorio nel nostro turismo, nella nostra provincia di Asti. Ma certo, lascio con il cuore, come dire, un tanto lavoro fatto per la promozione del turismo, per la promozione del nostro territorio, che è legato sicuramente al lavoro di uomini e donne che hanno saputo mantenere le nostre radici nell'agricoltura
e che si stanno impegnando per dare un futuro alle loro famiglie proprio in questo campo. Il lavoro delle istituzioni regionali, provinciali, credo anche e soprattutto dei comuni, sarà quello di cercare di lavorare insieme per permettere tutto questo. La provincia di Asti ha un grande tesoro che è legato proprio alle sue vigne e su questo puntiamo per un riconoscimento dell'UNESCO a livello regionale che coinvolge anche la provincia di Cuneo e un pezzo di Alessandria. Io credo che si potrà lavorare tutti assieme per questo. Il vino, oltre che una grande emozione, è anche una grande svolta economica che potrà avere la nostra regione. Pochi giorni fa eravamo a New York per l'inaugurazione di un grande negozio che è Italy. E veramente i vini piemontesi hanno avuto un risalto incredibile e credo che con soddisfazione vedere il sindaco di New York brindare con una coppa di Asti sia stato il miglior auspicio per un futuro brillante di questa provincia. Grandemente rappresentata la nostra regione in questa edizione 2010 della Duiador, grandemente rappresentata soprattutto la nostra provincia, una provincia che ha, come ci ricordava poco fa l'assessore Quaglia, anche dei valori forti a livello di persone, di gente che hanno sempre lavorato per il territorio e per il vino. Beh, intanto questa è una rassegna nazionale del vino e dei vini. È un territorio in cui, come dice Enzo Bianchi, la vite e la vita sono assolutamente coincidenti e quindi da noi si impara la cultura del bere bene, si impara la cultura della passione, dell'amore per un prodotto che nasce nella vigna e con l'attività nella terra, con un rispetto della terra e delle sue caratteristiche che ha reso questo paesaggio astigiano candidato al riconoscimento come patrimonio dell'umanità, riconoscimento UNESCO. È una rassegna indubbiamente importante, la partecipazione di produttori non solo locali ma che arrivano da tutte le regioni d'Italia ne è di grande evidenza. Credo che sia importante in questo momento proprio perché il nostro prodotto, quello che consente alla nostra economia di svilupparsi, al nostro patrimonio paesaggistico di essere quello che è anche la nostra ragione di vita.